signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kyle. Io sono il Master Kyle, il vostro ospite su questo canale. Si avvicina il finale di stagione, quindi questa settimana andiamo a concludere il discorso sulle descrizioni e sulle informazioni iniziato oramai quasi 2 mesi fa. Abbiamo ripetuto oramai fino all'ossessione che le descrizioni devono essere tenute il più stringate possibile per non appesantire il gioco. Rimane però un problema di fondo. Meno il master descrive il mondo di gioco, meno il mondo di gioco risulterà approfondito. E meno il mondo di gioco risulta approfondito, meno questo è interessante per i giocatori e diventa uno sfondo piatto e non una costruzione vibrante che vive di vita propria. Come può il master dare vita a un mondo coerente, organizzato e comunque abbastanza interessante da suscitare la meraviglia dei giocatori, senza però perdersi troppo in descrizioni e senza sfornire elementi superflui, utilizzando la narrazione mimetica? Questa settimana vediamo cos'è. La letteratura, più che altro lo studio e la letteratura, ci ha fornito innumerevoli classificazioni per le opere narrative. Una di queste è la divisione del racconto in due tipi, il racconto diegetico e il racconto mimetico. Sono categorie contrapposte che si sono originate per la letteratura scritta, nello specifico nel romanzo. Nel gioco di ruolo hanno dei significati leggermente diversi. Ovviamente noi, essendo questo un canale sui giochi di ruolo, nel video di oggi andremo a concentrarsi su questi. Non sperate di poterci passare un esame di letteratura con le informazioni di oggi. Un narratore diegetico è palese all'interno del racconto. Si esprime in prima persona e descrive le azioni e i pensieri del personaggio. Nel gioco di ruolo questo tipo di narrazione è praticamente appannaggio dei soli giocatori. Ogni giocatore descrive quello che fa il suo personaggio e come lo fa, e a seconda dello stile di gioco, dello stile del giocatore, descrive magari anche le motivazioni o gli atteggiamenti o varie impressioni che il personaggio lascia sugli altri. Un narratore mimetico, al contrario, si nasconde all'interno del racconto, si mimetizza, da qui il nome, non raccontando mai le cose direttamente e non esponendo mai il proprio punto di vista, se non agendo tramite intermediari. Questo è il tipo di narrazione che nel gioco di ruolo assume il master. Il master non influenza direttamente i giocatori o il racconto, ma lo influenza tramite le azioni dei propri PNG o direttamente tramite gli eventi del gioco. Un master scaltro può utilizzare la capacità mimetica della propria narrazione per inserire elementi e portare determinate condizioni di gioco, senza che questo però vada a influire sulla narrazione, sul racconto che sta venendo portato avanti dai giocatori al proprio tavolo. Come sempre facciamo un esempio per chiarire meglio le cose. Diciamo che questa volta i nostri avventurieri hanno ricevuto l'incarico di ripulire un dungeon da un gruppo di goblin che sta periodicamente attaccando il villaggio lì vicino, perché come sempre banale e bello. Appena arrivati, il master descriverà l'ingresso del dungeon come un enorme portone a volta con un'arcata alta 5-6 metri. La pietra è lavorata magistralmente, ma sembra in più punti svecciata e graffiata, e le porte originali sono state sostituite con una barricata più modesta sorvegliata da alcune sentinelle goblin, di cui gli avventurieri dovranno ovviamente disfarsi. Questo è l'inizio del racconto dell'avventura dei giocatori, ma è anche l'inizio della narrazione mimetica. Ai giocatori sarà immediatamente evidente
che il dungeon non è stato costruito dai goblin, ma è una struttura precedente che i goblin si limitano a occupare. Proseguendo nel dungeon, gli avventurieri incontreranno altre stanze gigantesche, alcune che contengono ancora i resti di un mobilio altrettanto smisurato che i goblin hanno riadattato per i loro scopi. Alcuni dei goblin che andranno ad affrontare magari saranno armati di armi troppo grosse per loro, magari riadattate ad altri scopi, impugnando un pugnale con un'arma a due mani, ad esempio, o indossando un'armatura ricavata da un singolo elmetto. Questi dettagli servono a due scopi contemporaneamente. Descrivono sia la natura demenziale e raccattatoria dei goblin, ma forniscono anche elementi su quella che erano i precedenti occupanti del dungeon. È evidente che il dungeon prima era abitato da dei giganti e i goblin hanno razziato la roba che hanno trovato dai resti di questi giganti. Arrivati nell'ultima stanza del dungeon, gli avventurieri dovranno scontrarsi con il re dei goblin, il cui trono è ricavato all'interno del teschio di un drago, da cui spunta ancora una spada gigantesca che deve essere stata la causa della morte. Il resto dello scheletro del drago e altre ossa di grande taglia giaceranno addossate alle pareti della stanza. Tra il tesoro che i goblin hanno accumulato ci saranno altri oggetti giganti. E magari lo stesso re dei goblin indosserà un anello magico gigante come cintura. Qui termina sia la più modesta storia dei nostri avventurieri e il loro scontro contro il re dei goblin, sia la storia mimetica del dungeon. Evidentemente c'è stato un epico scontro tra un drago e i giganti che abitavano il dungeon, e sia il drago che molti giganti sono rimasti uccisi in questo confronto leggendario. In questo modo, con una singola avventura, sono state narrate due storie: la storia degli avventurieri che vanno a sconfiggere i goblin e la storia della lotta tra il drago e i giganti. Tutto nello stesso tempo, tutto in un'unica avventura. La seconda storia è appunto la storia mimetica. Il Master non ha raccontato mai direttamente gli eventi che hanno portato allo scontro tra i giganti e il drago. Saranno i giocatori a approfondirli da soli, o non approfondirli se la cosa non gli interessa. Il Master non ha aggiunto niente a quello che già doveva fare. Avrebbe comunque dovuto descrivere le stanze e comunque dovuto descrivere l'equipaggiamento dei goblin. Ha semplicemente sfruttato la capacità mimetica della narrazione per aggiungere profondità senza aggiungere tempo. La narrazione mimetica non è direttamente collegata alle avventure dei giocatori, ma serve ad aggiungere profondità e a rendere più interessante il mondo di gioco. Quel dungeon non era lì per permettere ai giocatori di ammazzare dei goblin. Quel dungeon era una struttura preesistente che ha già una sua storia, ha ospitato chissà quanti eventi, tra cui lo scontro tra giganti e il drago, e la battaglia dei giocatori contro il goblin non è che uno degli eventi all'interno della storia molto più ampia del dungeon. Ovviamente, se i giocatori sembrano interessati alla storia mimetica, il master potrebbe capitalizzare la cosa inserendo altri eventi in avventure successive, oppure creando proprio direttamente nuove avventure che abbiano come focus centrale gli eventi della storia mimetica che ha interessato i giocatori. In casi estremi, il master potrebbe decidere di farla diventare anche qualcosa di molto rilevante all'interno della sua campagna. Anche se personalmente sconsiglio sempre di fare cambiamenti così grandi in corso d'opera. Diciamo che per questo video è tutto e si conclude anche la seconda stagione dell'Arte del Masteraggio. Rinizieremo poi a settembre con una nuova serie di video. Ho già cominciato a buttare giù qualche idea e sarà roba molto confusa e molto difficile, quindi adesso devo passerò l'estate a mettere bene in ordine gli appunti. Naturalmente, se c'è qualcosa che vi interessa particolarmente, che venga trattata o delle idee che volete approfondire,
scrivetele nell'area di discussione qui sotto e scrivetemi anche come voi utilizzate la narrazione mimetica, se la utilizzate, se non la utilizzate perché non la utilizzate, se avete deciso che comincerete a utilizzarla. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video, iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella. Io sono il Master Kae, ci rivediamo al prossimo video.